c'è ancora a parlare di sud futuri. Che cosa vuol dire intanto questo meeting? È un momento molto importante di confronto, il Meridione ha bisogno di approfondimenti di questo tipo, interventi di grande levatura da più mondi produttivi, economici e culturali che permettono di scambiare esperienze e di far emergere il molto positivo che c'è nel sud e che rimane spesso troppo sommerso. Quali possono essere i messaggi che questo meeting può dare ai giovani? Buone pratiche, abbiamo sentito questo giovane di San Floro, un paesino piccolissimo della provincia di Catanzaro che ha riscoperto le vie della seta e ne ha fatto una buona pratica. Anche io sono qui per dire come con il cinema e la cultura la Basilicata, che nell'immaginario collettivo era la terra dei cafoni e della terrezza, la vergogna d'Italia, è diventata un'eccellenza che fa arrivare 600.000 turisti in un anno. Quali sono i suoi prossimi impegni? Siamo freschi reduci di James Bond, un film che è stato girato a Matera, a Maratea, si annunciano 150 milioni di spettatori, moltissimi vorranno vedere Matera dopo i 16 minuti, una fiction che sull'esempio vostro di Mondalbano sta creando grande questione virtuosa. I giovani, studiate, girate nel mondo, ma nel sud si può creare cultura facendo cinema, audiovisivo, televisione a buon livello.